la cartolina di Stella del Sud compie a ritroso un viaggio leggendario. Attraversa il deserto del Sahara, le sue distese interminabili di sabbia, e ci porta le immagini di una piccola e leggendaria città del nord del Senegal, Saint-Louis, ex capitale dell'Africa occidentale francese. Uno degli scali del pionieristico servizio aeropostale francese che, a cavallo degli anni 20, collegava Tolosa con questo estremo lembo di terra africana. Fra i suoi piloti, Antoine de Saint-Exupéry, autore del Piccolo Principe. Qui a Saint-Louis alloggiò spesso, vivendo all'ombra dell'Hôtel de la Poste, il crepuscolo dell'età coloniale che aveva inventato la città e i suoi lussi. È una città tranquilla, Saint-Louis, diversa e lontana dal caos di Dakar, attuale capitale del Senegal. Mostra ancora, con orgoglio, le tracce architettoniche di quel passato, non sempre nobile, che aveva speculato sugli schiavi e sulle terre. Lo alleggerisce con il portamento delle sue bellissime donne e l'eleganza dei loro abiti colorati. Lo arricchisce con l'eredità del poeta e presidente Senghor, il cantore della negritudine e della dignità di una cultura secolare. È infatti città di artisti, musicisti, e ospita la seconda università del paese. Fondata nel 1659 sulla foce del fiume Senegal, Saint-Louis è una città di frontiera. Alle sue spalle il deserto e di fronte l'oceano. Alla fine del Settecento era già un porto fortemente trafficato. Le belle indigene ne approfittavano e, sposando i ricchi commercianti, diventavano signares. Da qui, nel Novecento, si sarebbe spiccato il volo per raggiungere il Brasile. La sua epoca d'oro la vive però nell'Ottocento. A collegare l'isola di Saint-Louis con la terraferma arriva nel 1897 il ponte di Faidern. Costruito da Eiffel per il Danubio, venne dirottato qui e divenne il simbolo del momento di ricchezza della città. Oggi Saint-Louis rispecchia la condizione generale del paese, che convive dignitosamente con la atavica povertà del mondo africano. Il turismo si affaccia a Saint-Louis attratto dalla sua bellezza decadente e dalle spiagge infinite che ospitano oggi, come secoli fa, le piroghe dei pescatori. Qui a Gaetendarum, sulla Langue de Barbarie, lembo di terra che separa Saint-Louis dal mare, ogni giorno decine e decine di piroghe colorate scendono in mare per pescare. La spiaggia brulica di attività. Alle donne spetta il compito di pulire e selezionare il pesce che, dopo un lungo viaggio, arriva anche sulle nostre tavole europee. Poco distante, nel Parco Nazionale della Langue de Barbarie, bivaccano pigri migliaia di uccelli. Sono gli esuli del freddo inverno europeo. Sono bellissimi e di molte specie. A giorni faranno ritorno in Europa, seguendo la rotta che segnò per secoli un legame complesso e non sempre fruttuoso tra queste terre e il vecchio continente. Più o meno la rotta del coraggioso Antoine de Saint-Exupéry.